Probabilmente, anzi quasi sicuramente, la sentenza pronunciata questa sera dalla Corte di Cassazione sul caso Eternit è una sentenza correttissima dal punto di vista tecnico. Le sentenze poi, si sa, vanno accettate. C'è però anche il diritto di criticarle e non c'è dubbio che se da un punto di vista tecnico la prescrizione sarà anche ineccepibile, resta la sensazione di una grandissima beffa. Due condanne in primo grado molto pesanti agli ultimi due proprietari della Eternit di Casale Monferrato, diventato poi uno solo perché uno dei due è morto l'anno scorso, e vengono annullate perché cosa? Perché c'è una prescrizione, perché il reato di disastro ambientale non è ritenuto tecnicamente configurabile. Il procuratore generale ha detto che non è sostenuto dal diritto e che un giudice tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto. Ora, la Eternit è una tragedia che ha provocato migliaia di morti, polemiche, dolori e che continua a uccidere perché l'amianto è ancora in giro. È una storia di 100 anni, è una storia in cui c'è una prova abbastanza evidente, che è quella della scienza, che da almeno 50-60 anni aveva avvertito della pericolosità di questa lavorazione, ed era anche così l'occasione per ribadire il principio che il business non può prevalere sulla sicurezza e sulla salute di chi lavora e di chi abita vicino alla fabbrica. Speriamo di no, ma questa sentenza potrebbe essere vista come così il solito caso in cui chi può se la cava e pagano sempre i più deboli. È un ragionamento un po' banale da uomo della strada, ma è un ragionamento che inevitabilmente scatta dalla gente comune. Concludo con una cosa che mi sembra un po' paradossale. Poco tempo fa lo Stato italiano ha conferito il titolo di commendatore a una signora, Romana Desotti Pavesi, che ha avuto il marito, la sorella, la figlia, due nipoti uccisi dall'amianto e che è oggi presidente dell'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto. Ora, lo stesso Stato che fa commendatore chi porta avanti da tempo una battaglia sulla responsabilità di chi ha gestito la Eternit è lo stesso Stato che poi dichiara tutto chiuso con una banalissima, permettetemi l'aggettivo, prescrizione. C'è qualcosa che mi pare non torni.